Ciao, oggi volevo andare a curiosare dentro al risparmio casa, non ci sono mai andata, l'hanno aperto ieri, ma ieri ha sempre diluviato, per cui ci ho o se non diluviava c'era un vento forte, per cui ci ho rinunciato a fare il giro. Oggi non c'è fuori il sole, piovigina leggermente, però riesco ad andarci, per cui volevo fare questo esperimento di provare questo nuovo negozio di risparmio casa. Mi sono arrivate tutti i pacchi che avevo in giro. Mi è arrivato il pacco di Nabla in cui sto già provando il fondotinta. Ho preso quello piccolo, la mini taglia, così posso provare se la colorazione mi piace o meno, se anche il fondotinta mi piace o meno, che sul sito vendono la mini taglia più il pennello, altrimenti che sono 9,5 ml, altrimenti vendono la taglia grande da 30 ml. Ma io la taglia grande non la volevo, volevo quella piccola, giusto per provare a rendermi conto se mi piaceva o meno, per cui ho preso quella piccola. In aggiunta sto provando anche il contouring di Nabla, avevo già due cialde, la Gotham e l'Angel come illuminante, ma non mi piacevano. Il Gotham mi piaceva, ma l'Engine come illuminante non mi piaceva. Adesso che ho preso tutta la palette completa del contouring di Nabla, sono più contenta. Ci sono tre terre e tre illuminanti, ma come illuminante ce n'è uno che è più scuro, non è chiaro come l'Engine, e vedo che mi sta piacendo. Infatti l'ho messo e mi sta piacendo. Adesso tentiamo, provo a farvi vedere l'entrata di risparmio casa, perché mi ho dovuto parcheggiare un po' distantino. Allora vi faccio vedere che c'è laggiù in fondo, che riesco a riprenderla dall'alto così, perché qui c'è una macchina. Lì c'è l'entrata di risparmio casa, forse. Ed ecco laggiù in fondo la scritta di questo risparmio casa, e lo proviamo. L'hanno inaugurato proprio ieri, adesso andiamo a curiosare. Prima di scendere mi sono ricordata che non vi avevo detto l'altro pacco che era in giro, era quel box beauty di Look Fantastic. Mi avevano detto che doveva arrivare tra lunedì e giovedì della prossima settimana, però ieri sera ho ricevuto un messaggio di un altro corriere, la DHL, perché di solito mi arrivava con la GLS. Questo era un nuovo corriere e me l'ha portata proprio oggi, per cui ho ricevuto anche la Bola Beauty Box, così ho ricevuto tutti i pacchi che erano in giro. Ce l'ho fatta ad uscire sana e salva. C'era una confusione bestiale, carretti da tutte le parti. Io sono entrata senza carretto pensando che ci fossero quelli a mano, ma non c'erano. C'erano tutti quei carretti tipo supermercato, quelli da fuori che si devo prendere con i soldini. Io non l'avevo preso. Comunque ho preso giuste tre cose, ho speso 4 euro, ho preso le mollettine per i sacchetti che mi piacevano con questi disegnetti di fiorellini, 99 centesimi. Bref, questo qui per il bagno, mi piaceva la colorazione rosa e nera, mi ispirava. E ho preso questo marchio di ammorbidente Luxure, che non l'ho mai provato, è la prima volta e voglio provare questo ammorbidente. Qui c'è scritto ammorbidente profumato super concentrato, e lo proveremo e vediamo se mi piace oppure no. Poi ho preso il volantino, giusto per darci un'occhiata di quali sono le offerte, perché dovrebbero dare, per una spesa superiore ai 30 euro ed un contributo di 1 euro, ti regalano anche un orologio da polso. Sono questi qui fatti così. Comunque il volantino poi ci do un'occhiata. Comunque dentro c'è di tutto e di più, a parte il reparto detersivi, che mi è rimasto in mente che il Calgon io da Tigotà lo pago 8 euro e qualcosa, mentre qui non so se sia l'offerta perché hanno appena aperto, era 6 euro e qualcosa, per cui 2 euro in meno. E poi altri prezzi non saprei dirveli perché mi perdevo anch'io. Comunque c'era di tutto, i detersivi, poi c'erano piante, i tavolini da giardino, pentole,
C'era di tutto per l'igiene della persona, per lavare i capelli, shampoo, saponette. C'era una cosa però non ho visto, non ho visto il cotone detergente, non l'ho visto, quello non l'ho visto, forse mi è sfuggito anche perché ad un certo punto quando c'era troppa confusione cambiavo via per non rimanere lì 3 ore ad aspettare che tutti scegliessero le cose. Comunque è molto carino come posto, a parte che se si non so, venendo la mattina se sia più vuoto che forse mi conviene passare, provo a passare una mattina. Perché anche il calgo, visto che non avevo il carretto, mi scocciava tenerlo in mano perché è un po' pesantuccio. Ma provare a venire una mattina e vediamo, anche perché provo a guardare fino a quando durano le offerte e vediamo com'è la situazione. Oggi, oggi è Oggi è nuvoloso. Oggi siamo diretti a Onigo per la festa di primavera. Vedremo che fiori ci sono, che bancherelle ci sono e che pranzo ci daranno. Ecco, vista anche questa sagretta. Guarda che sei inquadrato. Dai. E abbiamo la mangiato. palpebra. Sì, era piccolina, carina. Abbiamo mangiato sotto il tendone. Vi faccio passare una foto dei piatti che ci siamo mangiato. Sì. Ne abbiamo preso uno e diviso per due. Un gnocchi, un seppioline in umido, fagioli, una salsiccia e patatine. Oggi sono appena stata dalla Valseco a ritirare il giubbotto invernale di Davide. Adesso risono qui a Risparmio Casa perché volevo prendere il Calgon che era in offerta e poi vedere quello che qualcos'altro. Comunque prendo il carretto questa volta anche perché spero di non trovare troppa confusione. Vi faccio vedere che fuori c'è già gente che aspetta. Forse adesso se vi avvicino l'immagine. Aprono alle 9, meno 5, mancano 5 minuti, però c'è già gente lì fuori che aspettano che aprano. Io spero che mi vada bene di non trovare troppa confusione perché non mi piace. Non mi piace girare con il carretto che ci sia troppa gente. Allora spero di riuscire a girare decentemente. E poi ho sul volantino che mi hanno dato, con una spesa superiore ai 30 euro, ti regalano un orologio. Per cui volevo vedere se riuscivo a prendere anche l'orologio così gratis. Sono grandini, per cui eventualmente potrei darlo a Davide che lo porti per andare a lavorare, visto che me lo danno gratis, diciamo. Però è fino a esaurimento scorte, così vediamo se riusciamo a prenderlo oppure no.
fatta questa prima spesa, vera spesa da risparmio a casa. L'orologio non me l'hanno dato, sicuramente hanno finito le scorte perché era scritto finché ci sono le scorte e nessuna cassa aveva più gli orologi disponibili. E poi una cosa però non mi era piaciuta, sopra la cassa c'era scritto che sopra i 30 euro ti regalavano la borsa, quelle classiche che si utilizzano per fare poi ve la faccio vedere, poi svuoto questa prima spesa e ve la faccio vedere. Ma intanto volevo dirvi che sopra la cassa c'era scritto che regalavano questa shopper. E quando sono le mie chiesto, la cassiera mi ha chiesto se mi servono sacchetti, gli ho detto di sì perché non sapevo come andare fuori, anche perché non avevo preso il carretto quello con le monetine, avevo preso il carrettino quello a mano. E così mi ha chiesto se volevo le shopper, io gli ho detto di sì che mi servono e infatti me ne sono servite due. E quando arriva il calgo mi fa: "Ah, hai preso il calgo, c'è la shopper in omaggio." Ma se so io non gli ho detto niente, però sopra la cassa c'è scritto che danno la shopper in omaggio se si supera ogni 30 euro. Però lei mi fa: "Ah, perché hai preso il calgo." Boh, diciamo che sono un po' particolari. Comunque, dai, come prima spesa, cioè ci sono andata per gli sconti che ho visto che c'erano realmente. Poi vedremo se le prossime volte ci vado ancora oppure no, in base se i prezzi sono convenienti oppure no, perché tanto vale che continui ad andare da Tigotà se i prezzi sono gli stessi, diciamo. Non c'è quasi niente di beauty, alle casse hanno una piccola marca di beauty, ma non so neanche che marca che sia, che personalmente non l'ho mai sentita. Comunque non sono organizzati come il Tigotà, che hanno anche il reparto beauty. Quel reparto beauty è praticamente eliminato, però tengono più elettrodomestici, questo sì. Queste sono le due borse di spesa che ho fatto da risparmio casa. Ho speso in totale 40, 45 euro e 44. Allora, ho preso il Cif sgrassante con bicarbonato, non l'ho mai provato e ho deciso di provarlo, specialmente per pulire il forno e il gas. Ammorbidente, ho preso Coccolino Fiori di Tiare, un altro Coccolino Fiori di Loto e Pompelmo, questi qui per deodorare la lavastoviglie. Il gratti, questi qui per grattugiare il formaggio. Beh, qui è scritto per grattugiare le verdure, però è scritto qui che serve anche per il formaggio, ma a me è piaciuta l'idea di provare a grattugiare il formaggio su questa forma e vedere cosa ne esce. Ho preso un svelto antibatterico, i sacchetti per l'immondizia, i guanti per lavare i piatti a mano, finish questo qui al limone che era quello in offerta, allora ho preso questo. Poi ce n'era un altro che non era in offerta, allora o ne ho approfittato dell'offerta. E poi ho preso un perlana, questo qui, Lana e Delicati. Previene i pallini, mantiene alla gardenia. Passiamo all'altra borsa. Sull'altra borsa c'è un altro ammorbidente, questa volta questi Coccolino Intense, Passione Fucsia. Un brillantante, questo qui al limone, sono tutti prodotti che erano in offerta. Un'altra confezione di guanti. Per lavare i pavimenti ho provato a prendere questo qui, il profumato con oli di fiori di melo. Vedremo che profumazione che mi lascia. Poi ho preso questi qui nuovi, sono quelli se c'è il gas troppo grande, questi lo rimpiccioliscono per le pentole più piccole. Ne ho già, però sono diventati neri dall'utilizzo. Allora ho preso questi nuovi che sono colorati d'argento. E poi
ho preso il Calgon, sia questo qui liquido che è con l'igienizzante, sia quello in polvere che è questo. E questi qui, il motivo principale per cui sono andata da Risparmio Casa era perché mi ricordavo il prezzo del Calgon, che da Tigotà qui lo pago 8 euro e qualcosa in centesimi, mentre era in offerta 6 euro e qualcosa in centesimi, per cui ci ho risparmiato sui 2 euro per confezione. Poi, quando stavo uscendo, mi ha dato questi qui che servono per prendere il carrello senza la monetina, e qui sotto mi ha fatto anche la carta perché mi ha detto per vedere le prossime offerte, perché cioè queste offerte sono valide, che ci sono adesso, sono valide fino al 13 o il 14 di qui di aprile, poi cambiano offerte. Allora mi ha detto che se voglio vedere che offerte ci sono dopo e approfittargliene, devo avere la carta, per cui me la sono fatta un'altra carta. E questa è la famosa borsa che vi dicevo, che mi ha detto te la do perché prendi il calgo, ma sopra la cassa era scritta che te la davano con una spesa superiore di 30 euro. Qui per terra decluttering magliette, di quelle magliette, sono tutte magliette con le maniche lunghe, però specialmente di vita mi sono diventate su strettino e non mi piacciono, mi stanno troppo strette e ho deciso di gettarle, per cui andiamo ad acquistarne di nuove. Sugli occhi sto provando la palette, la mini palette di Natasha Denona, che la trovate sul sito di Sephora. Costa sui 20 euro, 22, intorno ai 20 euro, ma è anche scontabile del 20%, perché mi sembra che io l'ho presa, me la sono fatta arrivare con il corriere, perché non è venduta in negozio, almeno qui nella zona. E mi sembra che sia stata dentro allo sconto 20, e questo è il trucco che mi sono realizzata. Mi piace, mi soddisfa molto come luminosità. Hanno degli ombretti molto particolari nella texture, sono molto cremosi, molto burrosi, di più rispetto ai classici ombretti che siamo abituati ad usare. Adesso ve la faccio vedere. Allora, questa qui è la mini palette di Natasha Denona, che se riesco la apro, e queste qui sono le colorazioni. Ci sono due ombretti opachi e tre ombretti shimmer, ma hanno una cremosità particolare. Ma come vedete qui manca il punto, quello che metto nell'arcata sopraccigliare, che è il chiaro, il panna, diciamo. E questa mattina ho utilizzato Angel di Nabla come punto luce. Vi è la palette di contouring di Nabla, e vi devo dire che io questo, l'Angel e questo li avevo già presi, e il Gotham, che è questa terra, sono già a metà cialda di quello vecchio. Questo lo utilizzo un po' meno, però volevo dirvi che adesso che ho preso tutta la palette, a parte questo illuminante che è un po' scuretto, diciamo, dovrei prendere un po' più di sole, questo qui illuminante è molto molto bello, mi sta veramente molto bene, che sarebbe, adesso prendo la cialda, Baby Glow si chiama. Forse non lo inquadrerà mai, comunque ve lo di cerco di riuscire ad inquadrarvelo, ma è molto molto difficile. Comunque si chiama Baby Glow ed è molto molto carino sul mio tipo di incarnato, meglio di questo Angel che risulta un po' troppo chiaro. Questa tonalità così rosina chiaro, quasi tinta car, quasi nude, che mi sta veramente veramente piacendo. Sapete che divertimento, questa mattina piove e devo fare la spesa perché ho finito completamente la verdura, non c'ho più latte, le bibite sono poche. Purtroppo però piove, odio fare la spesa con la pioggia. Ed ecco qui la spesa che mi sono fatta mentre fuori pioveva. In totale ho speso 32,19 euro. Allora, ho preso la Valeriana, il latte. Poi ho preso le uova, il pan di stelle, questa volta ho preso i briochetti così, i Wooster,
questi dolcetti Calimero che sono dei biscotti con sopra il cioccolato e non so se sia zucchero o sale, penso che sia zucchero quello che si vede sopra. Altri biscottini del Balens, ho preso questi. Poi ho preso la pasticceria, i sigarini semi ricoperti. Allora, il tè ho preso questo qui della Tingo, tè nero aromatizzato con l'Escio. Della Pompadour ho preso frutti misti. E questo qui che è un misto sempre della Pompadour. Dentro c'è arancia rossa, vaniglia lampone, mora lampone, ciliegia fragole e tentazione al mirtillo. Per oggi a mezzogiorno, visto che il meteo è quello che è, ho preso questa crema ai piselli e poi qui dentro c'è lo zucchero che ho preso, quello normale, quello di canna, limone, il latte, la Pepsi e ci dovrebbe essere anche la oransoda. Sto preparando la cena per questa sera. Volevo fare risotto con le zucchine. Qui sto rosolando queste zucchine e quando sono rosolate ci aggiungo il riso. Vi faccio passare una foto del risottino di ieri sera che è venuto veramente buono. E adesso devo. Comunque, dopo il riso ci ho aggiunto anche mezzo dado e a posto, ci ho aggiunto il formaggino sopra e a posto. Adesso volevo andarmi a fare una lampada, mi sono portata dietro la mia cremina Istomer, non mi sono truccata così me la metto anche sul viso, così la mia idea è che quando vado via i 3 giorni di Pasqua di essere un po' colorata. Ed eccomi qui anche oggi pomeriggio senza trucco perché ho una prova trucco della Givenchy Chic. Ho deciso di provare anche questi prodotti per cui mi truccano con i loro questi prodotti di questa marca e vediamo come sono. Per cui adesso sono così, vediamo nella clip dopo come sono. Ed eccomi qui con il trucco fatto, tutto un altro discorso, mi sento più fresca, più viva rispetto al prima quando sono senza trucco. E questo è quello che mi ha fatto, mi ha messo del rosa albicocca sugli occhi, un rossetto nude, un bel fondotinta luminoso e cioè sono stata veramente felice di fare questa prova a trucco, anche perché ho trovato una persona competente che mi ha fatto veramente un bel lavoro, proprio bello bello bello. Ok, io adesso per questo vlog lo chiudo qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!